Buongiorno a tutti. In questi giorni mi sono, per curiosità, imbattuto in questo libro. Da azienda agrozootecnica a smart farm. Questo libro ha un titolo che vuol dire tutto e vuol dire niente, e per poterne capire l'essenza occorre aprirlo, sfogliarlo e leggerlo. Gli autori in questo manuale, in questo libro, affrontano dei temi importantissimi di quella che è l'imprenditoria agrozootecnica moderna. Ovvero, cos'è questa smart farm? La smart farm è un'azienda agrozootecnica circolare in cui tutti gli elementi, gli output dell'azienda, tutti gli elementi produttivi dell'azienda, dal letame, i liquami in generale, nonché al recupero, ad esempio, dell'energia termica da impianti solari piuttosto che da biogas, possono essere inseriti all'interno di un contesto economico globale dell'azienda per poter dare un massimo risultato in quello che è il business economico dell'azienda, inserito all'interno di quella che è la normativa europea che riguarda la riduzione delle emissioni e il massimo recupero di quelli che sono gli elementi provenienti dall'azienda zootecnica stessa. Non è il mio settore, non è il mio tema, e quindi con difficoltà riesco a parlarvene. Per farvi capire meglio, vi leggo nel retro del libro cos'è rendere smart. Rendere smart, cioè intelligente, la propria azienda è un modo innovativo per intendere l'imprenditoria agricola. Significa aprirsi alle molteplici opportunità offerte dal contesto in cui si opera e, allo stesso tempo, perseguire quattro precisi obiettivi: produrre alimenti di qualità, mantenere la fertilità naturale del suolo, ridurre le emissioni inquinanti e produrre energia rinnovabile. Pertanto, la componente green, un tema fondamentale anche nella nuova politica agricola comune, la PAC, è un punto di forza delle nuove fattorie intelligenti, smart farm, in linea con gli obiettivi virtuosi internazionali di minimizzare gli impatti delle attività dell'uomo. Ma come nasce una smart farm? Il manuale intende essere una vera e propria guida per operare il rinnovamento della propria attività agricola, partendo dai limiti e dagli obblighi dell'attuale normativa e arrivando alle indicazioni della nuova politica agricola comunitaria. Vengono in aiuto le opportunità offerte dai piani di sviluppo rurale 2014-2020 emanati da ciascuna regione. A titolo d'esempio, l'autore mostra l'applicazione di alcune misure del PSR dell'Emilia-Romagna in realtà aziendali. Ve lo traduco. In questo libro ci sono elementi che riguardano il reimpiego delle risorse, vale a dire, noi dobbiamo considerare quello che è alle mie spalle, letame è separato e il liquame là nelle vasche, come un rifiuto o come una risorsa, e ci dà questa risposta. Il libro è rivolto all'imprenditoria illuminata agrozootecnica, che vede questi come risorse e cerca di riutilizzarle in un contesto ecosostenibile, passando anche eventualmente per la possibilità di utilizzo delle fonti rinnovabili e della filiera agroenergetica, ad esempio il biogas. Parla di produzioni di qualità e di quanto è importante perseguire questa qualità nelle produzioni, parla di riutilizzo dei liquami depurati, chiarificati, in quelle che sono le ferti irrigazioni e di tanti altri temi similari. In tutta questa disamina l'autore, o meglio gli autori, vanno a valutare in modo particolare quelli che sono gli aiuti del PSR, e come PSR viene preso come riferimento il PSR dell'Emilia-Romagna 2014-2020, in cui vengono ripresi tutte le aree di finanziamento europee e vengono raccolte in focus area che riguardano l'innovazione, in modo particolare, in campo agrozootecnico. Quindi, disamina delle possibilità, disamina del PSR e, elemento non indifferente, i calcoli economici che stanno alla base delle corrette scelte aziendali che un imprenditore agricolo deve fare oggi. Quindi, la smart farm cos'è? È l'azienda intelligente, è un'azienda che basa le sue scelte operative su calcoli economici, ma che trovano i fondamenti in quella che è la politica agricola comune a livello europeo. Quindi, a chi consiglio questo libro? A tutti i curiosi e a tutti gli imprenditori agricoli che vogliono sviluppare idee nuove all'interno della loro azienda. Chiaramente in questo video di presentazione e di recensione del libro non posso dilungarmi oltre.
Se a qualcuno di voi interessa, questo libro è dell'edizione Informatore Agrario, vi consiglio di prenderlo e leggerlo. Se vi interessa questo argomento, mettete tanti like e cercherò di andare a intervistare uno degli autori, Alessandro Regazzoni, che è professore ordinario a Bologna e che potrebbe darci delle ulteriori informazioni con un'intervista specifica in merito all'argomento. Quindi mi raccomando, mettete tanti like, condividete questo video e io mi impegno a fare l'intervista a un tecnico che parla anche di indici economici e quindi di ritorno dell'investimento, nonché di piani di sviluppo rurale. Un caro saluto a tutti, per ora Mauro Marmiroli, Centro Veterinario San Martino. Mi raccomando, liquami, lettame e separato non sono un rifiuto, sono una risorsa.